Accademia Federale Lega è partita 2 anni fa, ad oggi siamo attivi in 16 regioni d'Italia, a breve riusciremo a concludere anche nelle altre 4 regioni. È che cosa? L'Accademia, la formazione, un percorso formativo dove ogni partecipante, che deve essere rigorosamente iscritto alla Lega o come sostenitore, come militante, farà un percorso di 3 anni. Ogni anno avrà 8 lezioni, gli viene dato un passaporto formativo, un piccolo documento nel quale ogni lezione che viene svolta viene messo un bollino. E questo è il percorso di 3 anni. Inoltre faremo una serie di meeting nazionali, faremo dei corsi specifici, faremo tutta una serie di attività, anche esperienze formative all'estero, ne abbiamo già in programma, questo per conoscerci, per formarsi, per vedere com'è la situazione del nostro paese, perché alla base di tutto c'è una regola che per governare bene bisogna formarsi bene. Questo è lo scopo di Accademia Federale Lega. Calabria, una delle prime scuole di formazione politica della Lega, l'iniziativa è stata presentata alla Lamezia Terme. 8 lezioni entro giugno per 3 anni, poi il rilascio di un passaporto formativo e l'accesso ad 8 meeting nazionali. La Lega organizza la sua scuola di politica. Presidente Zaia, cosa pensa dell'Accademia? Un saluto a tutti gli iscritti. Direi che se non fosse ci bisognerebbe inventarlo, poi guarda quanta gente c'è per far capire cosa significa, poi parlare di formazione, parlare per incontrare gli amministratori, i nostri esponenti e soprattutto coltivare questo vivaio che è eccezionale, che sia questa la nuova classe dirigente. La necessità di avere sempre più amministratori che nei vari comuni siano preparati e in grado di portare avanti i discorsi che evidentemente sono necessari, ma soprattutto con grande, grande competenza. Ti volevo portare i saluti di tutti i nostri 1200 iscritti dell'Accademia, siamo in 10 regioni, le attività onore stanno andando molto bene.